Roberto Bacci, possiamo dire che la Pianese la partita l'ha persa nel primo tempo quando non ha concretizzato quelle tre palle gol pulite che ha avuto? Guarda, si discuteva prima, penso che abbiamo disputato uno dei migliori primi tempi non solo di quest'anno ma anche degli anni passati. Abbiamo avuto due o tre palle belle, clamorose per riuscire a fare gol e andare in vantaggio. Purtroppo non ci siamo riusciti per errori nostri, perché siamo in un momento anche che siamo anche poco determinati, poco convinti, no? Si viene a tre partite, quindi oggi si pensava un attimino, ecco, di avere una reazione differente, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo subito il primo gol. Perché il primo gol ci sta, però ecco, ripeto, dopo siamo stati un po' disordinati e ci abbiamo creduto poco. Però il nostro rammarico chiaramente è che il primo tempo, insomma, potevamo stare 2-3-0 per noi, come è successo il secondo tempo per l'Arezzo. Quello, i risultati e poi le azioni che abbiamo fatto, devo fare complimenti alla squadra, però solo per il tempo. Nonostante il coro che ti hanno fatto i tifosi dell'Arezzo all'inizio della partita, insomma, non è stata una gran giornata per te, è la quarta sconfitta consecutiva, lo hai detto, insomma, come uscire fuori da questo periodo così negativo? Sai, visto, noi, ecco, dobbiamo prima di tutto non perdere la testa, riuscire a lavorare e ripartire dal primo tempo. Ecco, se giochiamo con questa determinazione, con questo entusiasmo, con questa grinta che abbiamo messo in campo primo tempo, allora ne usciamo fuori senza problemi. Dobbiamo, ecco, solamente capire questo, che nel calcio se sbagli troppo poi vieni subito. Quindi, ecco, il dispiacere è solamente quello, perché dopo un primo tempo così nessuno si aspettava che la partita finisse 3-0.